Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Siamo qui per parlare ancora degli stadi. Abbiamo fatto l'ultima puntata dedicata agli stadi di Monaco di Baviera, quindi del Bayern Monaco. Oggi parliamo degli stadi della SS Lazio. Dunque, ormai avete capito come funzionano questi video, quindi entriamo subito nel vivo insomma, arriviamo subito alla ciccia. La Lazio cominciò a giocare dal 1905, anno della fondazione, fino al 1905 al campo di Piazza d'Armi, ovviamente di Roma. E come molte squadre facevano, come ho sempre detto, avete visto che parlando di altre squadre, quasi tutte hanno iniziato, soprattutto quelle che iniziavano nei primi anni del Novecento, quasi tutte hanno iniziato con dei campi fatti in piazze o in parchi, non in campi da calcio. Diciamo in stadi, ecco, o in campi già messi, diciamo, in una certa maniera. Molte volte ci si adattava così. Nel 1905 al 1913 si trasferiscono al Parco dei Daini. Allora, né in questo, né nello stadio né nella Piazza d'Armi, né nel Parco dei Daini ci sono mai state partite contro la Juve, anche perché allora c'era proprio anche il campionato, era diviso tra nord e sud, poi si incontravano, insomma, era un po' complicato. Qui la Lazio rimase fino al 1913. Cosa successe nel 1913? Che una pallonata colpì una signora e allora per punire la Lazio, per questo motivo, vennero sfrattati. Andarono a giocare dal 1913, diciamo 1913-1914, al campo della Farnesina, che era appunto il campo dell'associazione Farnesina. Da lì, dal 1914 si trasferì nel primo vero stadio che conosciuto della Lazio, cioè vero e proprio stadio. Si trasferirono allo stadio della Rondinella. Lo stadio della Rondinella era uno stadio già allora molto bello. La Lazio ci giocò parecchi anni perché dal 14 al 1931, quindi una bella fetta del possiamo dire periodo antecedente alla guerra. Ma soprattutto si può dire che la Lazio lì fece il primo salto di qualità in termini di stadi, cioè passò da campi nei parchi o comunque campi da gioco normali a un vero e proprio stadio. La Rondinella non c'è più come stadio, ma è uno stadio dove adesso sorge praticamente il Flaminio e il Palazzetto di Roma. Palazzo dello Sport e Flaminio, quindi era una struttura sicuramente che allora stava cominciando a decadere, non aveva tantissimi posti, ma era un vero e proprio stadio. Qui la prima vittoria della Juve è un Lazio-Juve 2-1 con le reti di Borgo e Wojak. La Juve vincerà anche altre volte, qua però. Nel 1931 fino al 1945, o meglio, fino al 1953 rimase in questa struttura, ma fino al 1945 aveva questa nomenclatura. La Lazio si trasferì allo stadio del Partito Nazionale Fascista. Che stadio è? Lo Stadio Nazionale. Allora, lo Stadio Nazionale era uno degli stadi più importanti di Roma, se non il più importante. È lo stadio dove ci giocarono il finale del Mondiale del 34. In casa nostra giocarono lì. E era uno stadio che anche quello non esiste più, ma che allora, come ho detto, era effettivamente lo stadio più importante della capitale. E quindi c'erano tante partite che venivano giocate lì. La Lazio si trasferisce in quello lì. Ovviamente dal 1931 al 1945 lo stadio nazionale si è chiamato, come ho detto prima, Stadio del Partito Nazionale Fascista. Prima vittoria, un Lazio-Juve 3-0, 0-3, con le reti di Ferrari, Mulerati e Cesarini. Dal 45 al 49, ovviamente finita la guerra, via la nomenclatura Stadio del Partito Nazionale Fascista ed è rimasto solo Stadio Nazionale. La vittoria in questo caso è Lazio-Juve 1-2 con le reti di Astorri e Candiani. Cosa succede nel 49? Sapete tutti, purtroppo nel 49 viene a mancare l'intera squadra del Torino, praticamente per via della tragedia di Superga. E la Lazio, la Roma e il comune di Roma, scossi perché fu una cosa che sconvolse, un avvenimento che sconvolse, come è giusto che sia, tutta l'Italia, diedero il nome dello stadio a Torino, diventando appunto Stadio Torino. Col nome Stadio Torino,
La Juve vince una volta sola 3-0 con le reti di Hansen e doppietta di Boniperti. Dico una volta sola contro la Lazio, anche perché poi la Lazio, nel 53, fa un altro salto e va nell'attuale, ovviamente, Stadio Olimpico. Ma allora non era Stadio Olimpico. Perché? Perché intanto faceva meno posti. Era stato costruito in vista di una candidatura olimpica, ma non ancora ufficiale la candidatura, l'arrivo dell'Olimpiade, quindi. E lo stadio si chiamava Stadio dei 100.000. Stadio dei 100.000, dove la Juve debutta con un 3-0 con le reti di Donino, Amrin e Amrin, doppietta di Amrin. Dal 1900, fine 1959, inizio 1960, lo stadio diventa Stadio Olimpico di Roma. E con la nomenclatura Stadio Olimpico di Roma, la Juve vince per la prima volta 2-0 con le reti di Nicolè e Stacchini. Come ricordate, nel 60 ci sono state le Olimpiadi a Roma. È finita qui gli stadi, visto che l'Olimpico si gioca fino ad oggi? No, o meglio, sì, come cronistoria. Però è giusto dire che nell'89-90 la Lazio ha utilizzato come stadio di casa, così come la Roma, lo stadio Flaminio, che non è mai stato uno stadio della Lazio, ma che in quella stagione lo divenne appunto per cercare, per ristrutturare l'Olimpico in vista di Italia 90. C'è solo un precedente, Lazio-Juve è finita 1-1 con le reti di Cagno ad aprire per la Lazio e pareggio di De Agostini. Bene ragazzi, io chiudo qua il video, spero che vi sia piaciuto, a me non resta che salutarvi dall'appuntamento dei prossimi video del canale.